così, raga, è troppo tamarro, dai. Ciao ragazzi, sono Esector e oggi siamo... Non ci credo. Che cazzo è costola? Ciao ragazzi, io sono... No, non ho parole, non ho parole! Chi è? Sto facendo un video! Ciao ragazzi, sono Esector e oggi, signori, incredibile ma vero, siamo tornati qui sul mio canale con un bel video vlog. Sì, avete capito bene, fa strano anche a me dirlo, ma è proprio così. Sapete quanto mi piace interagire con voi, riuscire in qualche modo a rispondere a delle vostre domande, delle vostre curiosità. E quindi per questo ho deciso di tornare con un bel vlog, o almeno si spera. Quindi ragazzi, mi raccomando, se volete altri video di questa tipologia, spolliciate, arriviamo a... like. A questo giro non chiedo cifre. E soprattutto, soprattutto, regà, cosa importantissima, commentate, commentate, commentate. Fatemi tutte le domande del caso. Se avete 800 domande da fare, fatele, in modo comunque che anche io possa avere una vasta quantità di scelte delle vostre domande, per fare un bel po' di episodi della serie. Quanto caghi al giorno? Ecco, è la domanda. Adesso, oddio, non fate questo, perché già li vedi i commenti, pazzesco. Scherzi a parte, ragazzi, torniamo a noi. E la prima domanda di questo vlog ce la fa Felice Nappi, che ci chiede: ti piace o cazzo? Allora, bello carico, perché questo ragazzo, sta domanda me l'ha scritta più volte. Quindi o è ossessionato o è ossessionato. Sono riuscito però a darmi una risposta leggendo il suo cognome, che come abbiamo detto è Nappi, perché evidentemente è imparentato con Valentina Nappi. E quindi voglio dire, gli uccelli lì, raga, sono di famiglia. Bomber, naturalmente si fa per scherzare. Chi è la Nappi? Ecco, se non lo sapete, raga, non va mica bene. Non ci siamo, ve lo dico, eh. Carlo Zlatan Granata: hai mai rischiato di morire? Sì, che ci crediate o meno, questa è la vera risposta. Andiamo indietro negli anni, raga, ero molto piccolo, ero tipo così. Bravi, esatto, non mi si vedeva neanche nella telecamera. Ero bassissimo, raga. Ho avuto, boh, non lo so, 5 anni forse. Sto sparando una cifra a caso. Indicativamente, però, mi aggiravo intorno a quell'età. Non mi ricordo con esattezza la scena, raga, perché comunque, ripeto, ero molto piccolo, quindi è difficile ricordarsi fatti o avvenimenti accaduti in passato, in specie quando si era piccolissimi. Però qualche flashback, qualche immagine ancora impressa nella mente ce l'ho. Anche perché trovarsi face to face così con un cazzo di tir, sarà stato alto tipo da qua a casa di Dio, sono immagini che difficilmente si possono scordare. E ancora oggi, quando ci penso, se devo essere sincero, mi reputo molto fortunato, perché quel giorno ho rischiato davvero tanto. Facendovela breve, ragazzi, sono scappato dal cancello di casa. Non chiedetemi come, evidentemente ero già tipo una vera selvatica fin da bambino. E uscendo da questo cancello ho attraversato la strada correndo, e in quel momento stava passando questo camion. Di quella scena ancora mi ricordo il rumore che ha fatto nel frenare, l'urlo di mia madre, e io che ero così. Ragazzi, siamo tipo il camion qua. Quindi sì, ho rischiato di morire. Fortunatamente sono qua con voi, tra di voi, sano e vegeto, raga. Passiamo all'altra domanda. Abbiamo Alex Amodeo: hai mai picchiato qualcuno o sei mai stato picchiato? Bella Ez. Ciao a te, Alex. Rispondendoti alla prima domanda, se io ho mai picchiato qualcuno, beh, ragazzi, basta guardarmi, dai, perché bicio, guarda, non ci sto nella felpa. È pazzesco, perché chi mi tocca si fa malissimo. No, sono contro qualsiasi tipo di violenza, quindi non ho mai alzato, fortunatamente, le mani. Di conseguenza non sono neanche mai stato picchiato. Hai mai pensato di lasciare l'Italia per qualche motivo? Resterai sempre in Italia? Bella Ez, ti voglio bene. Bella zio, sono io che voglio bene a voi. Bellissima domanda questa. Diciamo che nell'arco degli anni, sì, qualche pensiero all'estero lo si può anche fare, in specie alla mia età, ragazzi, quando si è molto giovani. Però dai, dai, parliamoci chiaro, raga. Ma volete mettere voi la gnocchi italiana con quella dell'estero? Ma non scherziamo, cazzo. E soprattutto, raga, perché poi qua si parla, ma bisogna anche vedere i fatti. Come si mangia da noi in Italia, non si mangia da nessun'altra parte del mondo. Quindi, col cazzo, per adesso me ne rimango nella mia terra. Poi io, in futuro, può succedere di tutto, non lo so. Magari mi ritrovo tra 40 anni a Budapest. Cazzo ne so, ho sparato una località a caso. Stefano Pignotti: qual è la cosa più bella che ti è capitata grazie a YouTube? Oh, guarda, qua vado molto fresco, molto diretto. E indubbiamente la cosa più bella che mi sia capitata siete voi. Tutte le persone che al giorno d'oggi sono qua, che guardano i miei video. Avere in qualche modo trovato delle persone che mi apprezzano per quello che sono, per quello che faccio, e soprattutto nel modo in cui lo faccio, è la vittoria, il regalo più bello, indubbiamente, che questa piattaforma mi potesse regalare. E lo vado dicendo già da diversi anni, voi per me siete già una grandissima vittoria. E comunque vada il mio cammino, questa mia esperienza, indipendentemente da tutto, io sono già contentissimo di essere arrivato fino a questo punto. Michael Ferrero: una volta che sei diventato abbastanza conosciuto su YouTube, come hai affrontato questo cambiamento da parte di amici e compagni di scuola? Sei un grande, continua così. Grazie mille, bella Michael. Guarda, a questa domanda ho risposto già diverse volte in maniera indiretta, nel senso che io non è che mi sia mai montato la testa, ragazzi. Quindi nella mia vita non c'è
c'è mai stato nessun tipo di cambiamento. Non è che se ho un canale YouTube con un seguito più o meno elevato mi sono montato la testa o il rapporto con le persone che avevo vicino è cambiato. No, assolutamente, io sotto questo punto di vista sono stato sempre un ragazzo piuttosto umile e quindi non ho mai avuto problemi di questo tipo. Voglio dire, il rapporto che avevo con le persone non si è mai deteriorato o rafforzato, dipende poi dai punti di vista, per YouTube. Questo non è mai successo. Maria Veronica Tulli, quale squadra di calcio tifi? Ragazzi, pazzesco! Una donna che si interessa di calcio è come dire, non so, che un musulmano piace il maiale. Non era un'offesa, era per farvi capire la percentuale di possibilità che ci possono essere, cioè teoricamente zero. Incredibile! Guardate, vi lascio con un dubbio dicendo che tifo la squadra più forte di tutte. Vediamo se qua sotto nei commenti qualcuno di voi indovina. L'ultima domanda, ragazzi, di questo episodio ce la fa Francesco Russi. Pensa che gli dorme di fianco. Dopo questa me ne vado da solo. Visto che molti utenti con 1.000.000 e passa o comunque con un'utenza maggiore della tua hanno scritto un libro, anche tu un giorno hai intenzione di scriverne uno, sei il mio youtuber preferito, salutami. Ciao Francesco, grazie mille, mi fa molto piacere. Ogni volta leggere questi commenti per me è un regalo enorme. Madonna, mausoleo. Potete far piano che sto registrando. Ricollegandomi al discorso, anche sotto questo punto di vista, in passato, se non sbaglio, ci fece addirittura un video. Comunque ero stato abbastanza chiaro, lo sono tuttora. Anche se un domani dovessi arrivare chissà dove, raga, poi dove cazzo vuoi arrivare, dai là. Io, per come sono fatto, per il modo di ragionare che ho, non scriverò e non pubblicherò mai un cazzo di libro, perché non ha senso, ragazzi. Io sono un ragazzo che ha la passione di fare videogiochi, di condividere quelle partite che faccio con voi, e non sono di certo uno scrittore. E non voglio dire, se devo buttare fuori un libro scritto alla cazzo di cane che non dice niente, soprattutto che non ha contenuto, non lo faccio. E sinceramente, se proprio devo dirla tutta, non me ne è mai fregato niente a me di pubblicare o di scrivere un libro. Anzi, detto questo, ragazzi, cosa dire? Anche il video di oggi ormai è giunto al termine. Io spero che vi sia piaciuto, spero che abbiate apprezzato questo vlog. Ripeto, a me piacciono molto perché secondo me si è anche più in contatto, riuscire a rispondere direttamente alle vostre domande. Io vi invito fortemente, raga, fortemente, a lasciarmi tantissime altre domande qui sotto. Se nei prossimi giorni volete un altro video, però fatelo, raga. Prendete la tastierona e scrivete la prima cosa che vi viene in mente, possibilmente sensata. Detto questo, spolliciate e a me non resta altro se non darvi l'appuntamento a domani, sempre qui sul mio canale, per un nuovo video. Dal vostro Esector è tutto, un saluto e un abbraccione. Ciao campioni.